Ben ritrovati amici del Bar del Baseball, con un po' di ritardo per aspettare i recuperi infrasettimanali, eccoci a parlare del secondo turno di playoff dell'Italian Softball League. Solo l'incontro fra Bussolengo e Caron è stato risparmiato dall'opposizione del maltempo. Vediamo in sintesi quali sono stati i risultati di questo fine settimana di gioco. Vittoria di misura per il Bollate in una partita diretta dalle lanciatrici Anisli Lopez per Pianoro e Greta Cecchetti per Bollate. L'unico punto viene segnato alla quarta ripresa da Britt Fong, che sfrutta un lancio pazzo, l'unico sfuggito a Anisli Lopez, per portare in vantaggio la sua squadra. In gara 2 si arriva a giocare la seconda parte della quinta ripresa prima che la pioggia costringa i direttori di gara a sospendere il gioco. A quel punto Pianoro si trova in vantaggio per 3-2. Al Saronno la vittoria della prima partita con un deciso 9-1 sulle Thunders di Castellana. La partita si è conclusa alla sesta ripresa per manifesta superiorità del Saronno. Gara 2, anche in questo caso, è stata sospesa per pioggia al quarto inning, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Il Bollate guida sempre il girone a punteggio pieno, seguito dal Saronno che ha subito una sola sconfitta. Nel girone D... una curiosa combinazione per cui il Bussolengo conclude entrambi gli incontri con il Caronno con lo stesso punteggio finale, 3-0. In gara 1 il Bussolengo segna i suoi 3 punti al primo inning grazie a un fuoricampo di Gasparotto e poi amministra la partita con un'attenta difesa, a parte un unico errore che però non ha ripercussioni sul punteggio. In gara 2 Carla Claudio in pedana per Caronno fa buona guardia al risultato, ma alla quinta ripresa un triplo di Laura Vigna procura i primi 2 punti per Bussolengo, a cui si aggiunge la terza segnatura nella ripresa successiva. Jolene Anderson per Bussolengo finisce l'incontro con un perfect game. Battaglia prima di tutto dalla pedana di lancio in gara 1 tra Forlì e Labadini Collecchio. Danilo Tool per Forlì e Morgan Foley per Collecchio si sfidano a suon di strikeout. I punti arrivano solo all'ultima ripresa. Collecchio cerca di raggiungere le 2 segnature delle avversarie, ma non riesce ad andare oltre ad un unico punto e difatti la partita viene vinta da Forlì per 2-1. In gara 2 è un'altra vittima del maltempo ed è stata recuperata martedì. L'esito è stato favorevole al Forlì, che guidato da una grande Ilaria Cacciamani in pedana ha vinto di stretta misura 4-3. È stata proprio la Cacciamani al secondo tie break a battere la valida che ha portato il punto della vittoria. Bussolengo e Forlì ancora a punteggio pieno comandano la classifica del girone. Contemporaneamente alla seconda giornata di playoff si concludeva la serie playout con i verdetti definitivi. Rimangono nella Italian Softball League Parma e Legnano e retrocedono Nuoro e Pro Roma. Tra Nuoro e Parma, gara 3 viene vinta dal Parma, che trova nella ottima prova di Rebecca Sumeru in pedana di lancio alla base della sua vittoria. Buone anche le prove di Andrea Filler e Melissa Mazzoni nel box di battuta. In gara 4 è Nuoro che batte un numero doppio di valide rispetto all'avversario e non commette errori, ma la vittoria va di nuovo al Parma, seppure di strettissima misura, 3-2, che si aggiudica il diritto così di rimanere nella massima serie. Legnano si è presentata a questo appuntamento con la Pro Roma con un vantaggio di 2 partite già vinte, quindi mancava solo la terza conferma, che è arrivata a onor del vero dopo che la Pro Roma si è portata in vantaggio al primo inning e l'ha mantenuto fino alla quinta ripresa. Stesso numero di valide tra le 2 squadre e Legnano ha commesso anche 3 errori, ma si è aggiudicata la partita, condannando una generosa Pro Roma alla retrocessione in A2. Con questo abbiamo finito questo veloce intervento di questa settimana. Dalla redazione di Grande Slam è tutto. Cristina Pivirotto.